Amici, bentornati presso l'Officina 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Oggi siamo nell'Officina Grande. Adesso venite con me che vi faccio vedere un lavoro particolare che stiamo facendo su una Honda Civic. Quindi Honda Civic 1000, abbastanza recente come macchina. Il cliente ci ha chiamato dicendo la macchina spia motore accesa, completamente ferma, non dava più segni di vita. Allora, arrivato sul carro attrezzi, abbiamo controllato che cosa era successo. In sostanza, da cosa veramente grave, diciamo, cioè grave per una casa come la Honda e inspiegabile da un punto di vista tecnico, tutto nasce da questa cinghia qua. Questa è la cinghia di distribuzione, che adesso abbiamo messo nuovo ovviamente, che ha il difetto. Se uno va in giù fino in fondo, se abbiamo tolto la coppa dell'olio, questa cinghia praticamente ha bagno d'olio. Contrariamente a tutte le cinghie di distribuzione, la stragrande maggioranza delle vetture in circolazione, gli ingegneri della Honda hanno avuto questa geniale idea di far pescare l'olio dalla coppa, quindi la cinghia arriva molto bassa e gira in coppa pescando l'olio. Cosa succede? Che dopo un certo numero di anni, di chilometri, queste cinghie qua, che sono un po' le rib, comunque sono in gomma, ovviamente l'olio con la gomma ci azzecca fino a un certo punto, questo lo sanno anche i bambini. Cosa succede? Che piano piano la gomma si deteriora, oltre al fatto che deteriorandosi va a togliere via questi dentini che sono quelli che fanno il grip sulle due giranti, ovviamente. Quello che è il problema è che deteriorandosi tutte i residui di gomma finiscono nella coppa dell'olio e vanno a intasare quello che è il pescante della pompa dell'olio. Adesso purtroppo l'abbiamo già smontato e pulito, se riesco a recuperare un'immagine la insertiamo nel video. Abbiamo tirato su, cioè smontato la coppa e abbiamo scoperto che c'era il pescante, il filtro della pompa dell'olio completamente ostruito da residui di gomma di questa cinghia, una roba veramente inspiegabile. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato, per fortuna, non ha comportato danni meccanici gravi al motore. Ha fatto fuori chiaramente la turbina, che adesso abbiamo già rimontato, è stata revisionata e diciamo abbiamo già rimontato. Ovviamente la prima cosa che parte è la turbina, perché ha dei condotti di lubrificazione dell'olio molto piccoli, diciamo l'olio entra e va a lubrificare quelle che sono le bronzine e va anche a raffreddare quello che è il corpo della turbina stessa. Ovviamente il raffreddamento viene fatto con dei condotti molto piccoli. Se viene usato un olio sbagliato o se addirittura la pompa dell'olio non garantisce un afflusso di olio normale, la prima cosa che parte è la turbina. Infatti diciamo che uno degli aspetti era proprio quello di prima cosa da fare era smontare il turbo, revisionarlo e metterlo a posto. Ma al di là di questo c'era da capire il motivo per il quale la turbina si è rotta, perché revisionare il turbo è la cosa più banale, più logica e più semplice della terra. Ma se non avessimo visto quello che è stata la causa che ha generato questo tipo di rottura, avremmo montato la turbina nuova, revisionato e montato la turbina nuova e la turbina si sarebbe rotta nel giro di pochissimi chilometri. Quindi inquadrato il problema, lo abbiamo risolto, pulito il filtro, messa la distribuzione, adesso stiamo facendo la fase, messa la distribuzione nuova, eliminato il problema alla base, questa macchina una volta che verrà finita la distribuzione, chiuso tutto, ritornerà a fare i suoi chilometri in maniera del tutto normale. Rimango sempre della mia idea che ogni tanto, le macchine ce ne sono tante, noi lavoriamo su tantissime macchine, quello che trovo veramente assurdo è da un punto di vista tecnico e meccanico un sistema come questo, soprattutto da parte di una delle case
dal mio punto di vista migliori tecnicamente, cioè Honda devo dire che è una forse delle migliori case in assoluto. Non si capisce perché abbiano fatto un progetto di questo genere, perché è inevitabile, cioè la gomma con l'olio, o uno cambia l'olio, anche che uno cambi l'olio con regolarità, probabilmente nelle scadenze di manutenzione c'è anche segnato che uno deve cambiare la cinghia, ma in maniera molto più frequente rispetto alla situazione della cinghia di una normale vettura, dove ogni 70-80 mila chilometri viene cambiata, ma sono le cinghie a secco, voglio dire. Quindi direi anche per questa vettura è tutto. Se avete bisogno di qualunque tipo di informazione, chiamateci in sede 0273 83 175, mi trovate dal lunedì al venerdì, consultate il sito www.9000giri.it, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati a tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!